Carissimi amici, ma ciao. Secondo petalo del nostro fiore da colorare. Oggi contempliamo il gesto meraviglioso, il gesto profetico di Maria di Betania, la sorella di Lazzaro e di Marta. Gesù è con loro, in casa loro, 6 giorni prima della Pasqua, perché l'amicizia semplice, l'amicizia disinteressata è anche per Gesù il luogo che fa respirare e che dona coraggio nel cammino che si è chiamati a compiere. Dicevo, Maria fa un gesto meraviglioso, di pura gratuità. Ecco, talmente puro e talmente gratuito che agli occhi di Giuda sembra essere un gesto senza senso, senza utilità pratica, senza prospettiva. Insomma, uno spreco. Ecco, mi dispiace, ma anche noi a volte ragioniamo così. Eppure l'amore, se è vero, non conosce tutti questi ragionamenti di calcolo, di misura e di convenienza. L'amore vero si spreca. Questo non vuol dire che si butti via, attenti. L'amore vero si spreca e così non si perde. Gesù lo vede, lo apprezza, lo accoglie. Lo conserva per la vita eterna, lo conserva per sempre. L'Evangelista Marco, ecco, raccontando lo stesso episodio, riporta anche queste parole di Gesù. Non datele fastidio, dice Gesù ai presenti sdegnati, perplessi. In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, sarà annunziato il Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto. Bellissima. Bellissima questa sottolineatura che Gesù fa e che Gesù fa soltanto qui, in tutto il Vangelo, come a dire, il Vangelo è qui, dentro questo profumo che si dona, dentro questo profumo che vuole riempire tutti gli spazi del cuore. Se non capite questo modo di amare, ecco, non capirete il resto. Vi voglio leggere una preghiera bellissima scritta da Alessandro Galimberti, un seminarista di Milano che il Signore ha chiamato a sé quando aveva 23 anni. Signore Gesù, voglio essere per te come quel barattolino di olio di nardo che Maria riversò sui tuoi piedi. Voglio essere come nardo per camminare con te. Amare con te le persone che incontriamo quotidianamente. Voglio essere strumento di rivelazione della tua presenza. Dal mio profumo tutti devono sentire che tu sei qui. Dal mio profumo tutti si devono accorgere della tua presenza, del tuo amore. Consumami tutto, Signore. Non lasciare che nessuna goccia vada sprecata. Riversami dove tu vuoi. Fa che il mio agire, il mio diffondere la tua presenza parta sempre da te e non avvicini amori fatui, amori leggeri. Io, come quell'olio e come Maria, ho scelto la parte migliore che non mi verrà tolta. Aiutami ad afferrarti, Gesù. Non permettere che la vita e i suoi buffi e strani andamenti mi stacchino da te. Ho trovato un tesoro. Una perla preziosa. Non posso sprecare una così bella e grande occasione. Buona giornata a tutti.